Facciamo make-upino insieme, che è un po' che non lo facciamo. Sono a Bologna, a casa di amici. C'è Pierino che si sta facendo la doccia. Appena posso io cerco sempre di far respirare la pelle. Sapete che oggi sono 3 anni dal giorno della liberazione? E non quella italiana, ma bensì la nostra, perché esattamente 3 anni fa uscivamo dal GF, o meglio Pier usciva, io ero già uscita. Infatti, i prelemi, che sono il nostro fandom, mi fa ridere parlare di fandom a 30 anni, però è anche molto cute, si interrogavano su quale fosse il nostro anniversario, ovvero il primo bacio, il 26 dicembre, oppure la data in cui siamo usciti dalla casa e quindi abbiamo potuto consumare. Alla fine, insomma, abbiamo scelto il 26 dicembre, anche se parliamoci chiare amiche, è una sola perché il giorno prima è Natale. Pier ha scelto il 26 dicembre, io volevo tenere il 2 marzo. Non mi dimenticherò mai, ragazzi, la sensazione di quella sera quando ho riabbracciato Pier, finalmente senza telecamere. Un senso di liberazione, di libertà. Chi ha visto la mia edizione si ricorda che, insomma, bella, virgola, insomma, è stata molto impegnativa. Quindi finalmente poter abbracciare Pierpaolo senza il giudizio di quelli presenti in casa che per ogni cosa c'avevano da dire qualcosa era veramente la cosa più bella che mi potesse capitare veramente da anni. Perché dentro di me sapevo che io mi ero innamorata, solo che nella casa non ce lo dicevamo. Io gli dicevo "Tia, tia" e volevo che lo dicesse lui, ma sto pirla non lo diceva. Però dovete sapere che aveva anche un senso d'ansia, perché chi ha visto sempre quell'edizione si ricorderà strani giri altarini. Quindi io ho detto, boh, magari questo perde la brocca, esce dalla casa, dice zia, non mi sei mancata, eccetera. Invece fortunatamente, e mi dispiace per gli altri, tutto il contrario. La prima cosa che fece Pierre appena arrivò in studio, e prima ancora che venisse eletto vincitore, mi guardò, infatti c'è un frame dove lui è tipo così che mi spezza il cuore. Ricordo che appena finita la puntata altre persone si sono fiondate addosso a Pierre e io ero lì impassibile e il mio manager Ricky mi disse vai nel van e aspetta perché sarà lui a venire da te. Uscita dalla casa che mi sentivo davvero insicura, cioè il processo psicologico che è stato attuato in quei mesi mi aveva reso veramente, mi sentivo una merda. Detto ciò, tornando a quella sera, fortunatamente Pierpaolo mi vide che io stavo per uscire e mi bloccò. E mi prese lui un frame dove io sono così e lui mi dice che c'è, che Cioè, cos'hai, che cos'hai, che perché è cos'hai? Ti successo è successo qualcosa, perché a me qualcosa? veniva da piangere, ma dalla felicità perché non mi sembrava vero che finalmente il mio grande amore fosse uscito e era tutto per me e che tutto quello che era successo non era finito lì in una bolla televisiva, ma che sarebbe diventata anche la realtà del mio quotidiano. Sempre quella sera mi ricordo che gli avevo preparato la suite con tutte le fotine nostre appese, tipo le Polaroid e tutti i petali, e mi ricordo che è stata una serata abbastanza di fuego. La mattina prestissimo lui, ragazzi, prende e se ne va per andare da Leo, giustamente, tipo non ha dormito niente. Insomma, il lieto fine qual è? È che dopo 3 anni siamo ancora qua, nonostante avversità, nonostante alti e bassi che succede nella vita di tutti quanti e di tutti i giorni. La coppia perfetta ho capito che non esiste, esiste costruire la propria perfezione in corso d'opera e il proprio equilibrio. E non demoralizzatevi mai, perché anche io ho passato anni veramente da single sfigatissima fino a trovare il vero amore. Quando ti capita davanti e tu capisci che è lui, devi fare di tutto, e quindi anche se eravamo in un contesto televisivo, io veramente mi sono messa in gioco al 100%, prendendomi anche tutta una grandissima vagonata. Ecco, detto questo non potevo fare cosa migliore, perché letteralmente Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore. Io ho cercato di migliorare lui nel mio, la cosa bella nostra è che ci siamo proprio compensati. Però sono anche qua per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica, perché comunque ve ne sarete anche accorti, in questi 3 anni ci sono stati dei momenti in cui ci siamo allontanati, ma non è mai mancato il rispetto, quindi noi non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro, perché comunque sia come fai a farlo se c'è stato e se c'è dell'amore e del rispetto? Sono qua anche per dirvi di non demoralizzarvi, perché io ero una di quelle che quando guardava le coppie su Instagram soffriva perché dicevo ma perché tutte sono fortunate, felici e io no? Mi sento veramente una poveretta. Quindi siate
positive, non demordete, abbiate un'energia aperta al mondo, perché quando meno ve lo aspettate arriverà. A me è successo così all'età di 28 anni, quindi comunque né troppo piccola né troppo grande. Anche qua per dirvi di non farvi mai dire dagli altri cosa dovete fare, perché tutti quanti saranno lì pronti a gioire, a ballare sul cadavere del morto, quando in realtà sta a voi non dare la soddisfazione agli altri di farvi vedere afflitti. Quindi no, non sono debole io sono più forte, perché non cedo alle provocazioni degli altri, non do la soddisfazione neanche di darti importanza, perché la mia verità la so soltanto io, ed è per questo che vi invito sempre anche a voi a non rispondere alle provocazioni, perché la gente vive di click, proprio campa di questo. E la cosa bella che riusciamo a lavorare, a fare ognuno di noi i propri progetti, sì, grazie all'impegno che ci mettiamo, ai sacrifici che costantemente facciamo, perché abbiamo entrambe 30 anni e a noi personalmente nessuno ha mai regalato nulla, quindi quello che abbiamo avuto ce lo siamo sempre sudati col merito, e abbiamo avuto i nostri up e i nostri down. Se avessi dovuto ascoltare, abbattermi ai primi no, veramente ragazzi non sarei qua, e quanto mi riempie di orgoglio il fatto di aver lottato sempre. Ecco, se c'è un mio pregio nella mia marea di difetti è che sono determinata, quindi sono qua per dirvi siate cazzuti. Noi come tante persone abbiamo gente che ci ama e persone che ci odiano, e quindi sta proprio a noi guardare e focalizzarci su chi ci dimostra affetto, quindi innanzitutto grazie a tutti voi che ci seguite con tanto amore. Quindi questi 3 anni di festeggiamento non solo sono nostri, ma sono anche vostri per tutto quello che ci avete dimostrato e per il quale vi siamo estremamente grati. È sempre un po' prolissa, io vi saluto e mi vesto. Vi vogliamo bene. Buon anniversario. Buon liberiversario.